forti. Si vede anche positivamente l'apertura verso le innovazioni e lo sviluppo nel campo del new nuclear per il post 2030. E soprattutto intendiamo promuovere il rafforzamento della supply chain per l'energia nucleare e favorire la collaborazione internazionale anche attraverso finanziamenti congiunti per la ricerca e lo sviluppo per produrre energia da fusione, anche perché dobbiamo essere chiari che, come ho sentito anche in altri interventi, noi abbiamo bisogno di un mix completo che sia rinnovabile e che siano nuove tecnologie anche da fusione per garantire la decarbonizzazione e la sicurezza energetica che ci possa garantire la competitività del nostro sistema industriale.